Ciao a tutti e benvenuti nel capitolo 2 di Harry Potter Hogwarts Mystery. Abbarbicato in cima ad un'alta montagna, con torri, torrette e finestre scintillanti, lo strano e meraviglioso castello di Hogwarts ti attende. Allora, siamo arrivati a Hogwarts, definitivamente. Sembrerebbe che la professoressa McGranit debba dirci qualcosa. Benvenuti a Hogwarts. Prima del banchetto di benvenuto dobbiamo smistare tutti gli allievi del primo anno nelle loro case. La cerimonia dello smistamento è molto importante. Per tutto il tempo che passerete qui a Hogwarts, la vostra casa sarà un po' come la vostra famiglia. Le quattro case si chiamano Grifondoro, dei coraggiosi e impavidi, Tasso Frasso, dei premurosi e leali, Corvo Nero, degli intelligenti e arguti, e Serpe Verde, degli ambiziosi e astuti. Ogni casa ha la sua nobile storia e ognuna ha prodotto eccezionali maghi e streghe. Spero che tutti voi sarete valide aggiunte ai loro ranghi. E adesso... Ah, chiamano il mio nome. E tutti si girano. Ok. Mi sa che è il mio turno. Vediamo un po' che cosa dirà il cappello parlante. Molto interessante, non ne vedo una così da molto tempo. E in quale casa speri di finire, eh? Ok, devo scegliere io. E direi... Sì, premurosi e leali. Quindi Tasso Frasso è la casa in cui speravi, sì. Ah sì, ora capisco, sarà meglio fare Tasso Frasso. Quindi abbiamo scelto noi la casa a cui appartenere. Ok. Una Tasso Frasso, non posso crederci, non posso credere di essere davvero a Hogwarts. Sarà meglio sedersi, il preside sta per parlare. Benvenuti, benvenuti a un altro anno a Hogwarts. Negli ultimi anni abbiamo visto un peso sollevarsi dal nostro mondo. Il bambino che è sopravvissuto, Harry Potter, è al sicuro. Fra molti anni il giovane Harry avrà l'età per frequentare Hogwarts. Ma adesso tocca a voi. Ricordate, qui a Hogwarts i vostri trionfi vi faranno ottenere punti per la vostra casa, mentre qualsiasi infrazione alle regole ve li farà perdere. Alla fine dell'anno la casa che ha totalizzato più punti vincerà la Coppa delle Case, un grande onore. Spero che ognuno di voi sia un valido contributo per la propria casa. Il banchetto è terminato. Tasso Frasso, vi prego di procedere alla sala comune di Tasso Frasso. Siamo entrambi a Tasso Frasso. Muoio dalla voglia di vedere la nostra sala comune. Andiamo! Quindi seguiamo Rowan. Allora, ecco la casa di Tasso Frasso. Visitiamo la sala comune. Qualcuno ci vuole dire qualcosa. La nostra sala comune deve essere la migliore di tutte. Non dirlo a nessuno, ma io in realtà non volevo essere Tasso Frasso. Otterrò più punti della casa in tutto Tasso Frasso. Ok, sono gli studenti. Che meraviglia rivederti, sono felice che siamo finite entrambe in Tasso Frasso. Vuoi che ti racconti nei dettagli la storia della nostra casa, inclusa un'esaustiva biografia del suo fondatore? Per ora, limitiamoci a un quadro generale. Incredibile, vero? È ancora meglio di quanto immaginassi. Stavo pensando proprio la stessa cosa, è così accogliente. È assurdo che tu sia qui dopo che tuo fratello si è fatto espellere e ha distrutto la reputazione di Tasso Frasso. Non ho scelto io di essere assegnata a Tasso Frasso. Di certo non siamo stati noi a scegliervi. Scusa, volevo dire qualcosa, ma a Diagonale mi avevi chiesto di non intervenire. Grazie, Rowan, spero che se l'ignoro smetteranno di tormentarmi su mio fratello.
Hai avuto il tempo di guardare l'orario? Sì, potete crederci, erbologia e professoressa Sprite, trasfigurazione e professoressa McGranite. Cosa ti attira di più? Trovare mio fratello. Voglio solo imparare incantesimi e pozioni il più in fretta possibile per trovare mio fratello e accertarmi che stia bene. A lezione di incantesimi impareremo delle magie utili e potentissime. Per fortuna domattina abbiamo lezione di incantesimi con il professor Flitwick. Ci vediamo lì. Allora, adesso direi di andare a imparare l'humus a lezione di incantesimi. Entriamo in aula. Allora, vediamo un po' che hanno da dirci gli studenti. Ben ci dice: sono nervoso per la nostra prima lezione. A essere onesto, sono nervoso un po' per tutto. Rowan invece ci dice: ci siamo, il nostro primo passo per diventare grandi streghe. Un Grifondoro invece ci dice: ho sentito che quest'anno impareremo l'incantesimo di apertura porte, la fattura ascendente e l'incantesimo accendi bacchetta, quindi l'humus. Il professore: piacere di conoscerla, professor Flitwick. Non vedo l'ora di frequentare il corso di incantesimi. Ah, la signorina! Se assomigli a tuo fratello, te la caverai benissimo. Era uno dei miei alunni più promettenti. Tuttavia, era anche uno dei miei allievi più ribelli. Hai intenzione di rispettare le regole? Sì, dai. Voglio seguire le regole, direi, sì. Sono qui soltanto per imparare, professore. Non voglio causare nessun guaio. Molto bene, prendi posto. La lezione sta per iniziare. Iniziamo un po' la lezione. Durante la lezione completerai azione per ottenere stelle. Ottieni 2 stelle per imparare l'humus. Iniziamo. Allora. Benvenuti alla prima lezione di incantesimi a Hogwarts, sarà il vostro insegnante, il professor Flitwick. Fate molta attenzione alle istruzioni e poi esercitatevi con molta cura negli incantesimi che state preparando. Oggi impareremo un incantesimo importantissimo, chiamato Accendi Bacchetta. È una magia che si utilizza in luoghi oscuri, ad esempio se si esplora una stanza buia in cerca di pericoli nascosti, o per cercare una pergamena finita sotto un divano. Lumos. Completa azioni per riempire l'indicatore di stelle. Ok, qui ci spiega quindi come partecipare alla lezione. Quindi ascoltando, traccia un piccolo cerchio in aria con la tua bacchetta. Qui c'è il professore che ci dà le indicazioni. Ok, abbiamo preso la prima stella. Hai ricevuto una stella per il completamento della tua prima attività. Scegli una ricompensa. Ho una domanda per voi, vediamo se conoscete la risposta. Cosa crea l'incantesimo Lumos? Beh, direi luce. Esatto. Dai, questa era semplice, intuitiva. Magnifico. È felice il professore. Adesso invece il ripasso degli effetti di Lumos. Dovrete conoscere gli effetti di un incantesimo in modo approfondito prima di poterlo lanciare. Quindi rileggiamo gli appunti. Agitiamo la bacchetta. Spero che il movimento della bacchetta sia corretto. E recitiamo l'incantesimo, Lumos. Concentratevi per favore, assicuratevi di sapere che cosa state lanciando. Concentrati. Tocca i cerchi quando sono nella stessa dimensione. Ok, ce l'abbiamo fatta, credo. Magnifico, sì. E un'altra volta il professore ci sorride. Amazing, that's incredible. È andata bene questa lezione. Adesso lanciamo l'humus. Ben fatto, signorina. Era tempo che non vedevo al primo anno un'esecuzione dell'incantesimo accendi bacchetta migliore di questa. 10 punti a tasso frasso. Bel lavoro. Ho letto di tutto sull'incantesimo accendi bacchetta e il tuo era ancora meglio. È un talento naturale. Ci hai già fatto guadagnare 10 punti della Hazard. Dicevi di voler imparare dagli altri tasso frasso, ma penso che potremo tutti imparare da te. Pozione la prossima. Ho l'impressione che affrontare Piton non sarà facile.
E con questo vi saluto in attesa della lezione di pozioni.